Nel mondo dell'auto, quando bisogna realizzare un nuovo modello, ci sono due strade. Prendere spunto da ciò che si è fatto fino a quel momento, come di solito fanno i marchi tedeschi, pensate alla Volkswagen Golf, oppure ricominciare tutto da capo, come fanno spesso i marchi italiani e francesi. In questo caso Renault, che per passare dalla Clio, che già conosciamo, la quarta generazione, al nuovo modello, ha fatto questa scelta. Clio da un po' di tempo ormai è la seconda auto più venduta in Europa, oltre che la macchina straniera più venduta in Italia. E il suo successo si è basato in gran parte sull'aspetto esterno. È per questo motivo che la nuova Clio evolve il design del modello precedente, non lo rivoluziona come è successo invece in passato. Sotto le forme della carrozzeria però la macchina è cambiata completamente perché è basata su un nuovo telaio, una piattaforma più moderna, e come succede ogni volta che si sostituisce un'auto molto apprezzata dal pubblico, pur mantenendo una continuità estetica con il passato, resta da capire se quello che è cambiato e non si vede invece è percepito anche da chi a una prima occhiata può pensare che non si tratti di una nuova Clio. Visto che parliamo di un'auto francese, qualcuno può pensare a un déjà vu. Altri clienti al contrario apprezzeranno il fatto che sia stato mantenuto un legame con le linee riuscite della Clio, su cui i designer hanno quindi lavorato sottolineando elementi caratteristici come la forma a parentesi dei fari anteriori, fra cui è stata anche allargata la griglia, attorno al marchio della losanga. Ci sono più nervature sul cofano e un paio di differenze nella vista laterale, una scalfatura che spezza visivamente la fiancata e l'eliminazione del piccolo finestrino sul montante posteriore. Sulla coda le luci sono più grandi e spariscono le cromature. Si notano poi altri interventi guardando verso la fine del tetto, non ci sono più le piccole gobbe in prossimità delle cerniere del portellone e cambia pure l'antenna sul tetto, che ora è una via di mezzo tra uno stilo e la sempre più usata forma a pinna di squalo. Le auto ormai crescono sempre quando si passa ad un nuovo modello e invece la nuova Clio è più corta in generale di un centimetro e anche lo sbalzo anteriore è stato ridotto di 2 centimetri. La macchina è anche più bassa, sempre di 1 centimetro, dove invece è cresciuta in larghezza di quasi 7 cm, con un aumento vicino ai 5 cm in corrispondenza degli specchietti, cosa da tenere a mente negli spazi stretti. E il nuovo pianale, però, essendo più leggero, ha permesso di risparmiare 50 kg sul peso totale e soprattutto di ricavare uno spazio maggiore nell'abitacolo e anche di migliorare la praticità di utilizzo. La maniglia posteriore, ad esempio, pur rimanendo alta, è più grande e quindi più facile da usare, e lo schienale non è più avanzato rispetto al passo a ruota, ma allineato. Si sta seduti più in basso, ma con una superficie di appoggio per le gambe più lunga, con più libertà di movimento per le ginocchia, le spalle e la testa, un po' meno per i piedi. Anche per chi ha bambini le cose sono globalmente migliorate. I ganci Isofix sono coperti da sportellini che basta sollevare o abbassare. E ci sono anche sul sedile anteriore, cosa ancora rara anche su modelli più grandi e costosi. Il vano di carico è più largo rispetto al passato, ma è più infossato. Risultato, la capacità è cresciuta da 300 a 396 litri, il nuovo record della categoria. Ma per raggiungerlo si è scavato alzando il bordo per recuperare resistenza strutturale, infatti la soglia di carico è più alta. Il pulsante di apertura è stato spostato in basso all'interno del vano targa, ma questo vuol dire quasi certamente sporcarsi le mani. Infine, per rendere la vita più facile, ci starebbe bene un piano supplementare regolabile e magari dei ganci ad un'altezza diversa, perché così come sono restringono la larghezza effettiva sfruttabile. Fin qui abbiamo detto che la Clio precedente ha venduto soprattutto grazie alla linea che non è stata stravolta sul nuovo modello, dentro invece le cose sono decisamente cambiate. L'abitacolo è davvero un'altra musica, tutto appare studiato e costruito meglio. Il riporto a effetto metallico sui vari pulsanti, come quelli degli alzacristalli o del climatizzatore, è una finezza. Invece è una realtà la solidità del pannello porta, della plancia e del bracciolo, che sulla nuova è ancorato al tunnel, sulla vecchia al sedile. Un esempio che fa capire come è cambiato l'approccio costruttivo per quest'auto, così come nel caso delle guarnizioni porta, realizzate con più cura rispetto al modello precedente. C'è ancora qualche sbavatura negli accoppiamenti, nel montaggio, ma che la filosofia seguita da Renault per la nuova Clio sia diversa è evidente. Nel concetto di qualità di un'auto rientrano tutti gli aspetti legati a quella che viene chiamata ergonomia e allo studio della praticità degli interni. Sulla vecchia Clio il freno a mano è a leva, sulla nuova è elettrico. Ora ci sono portabicchieri degni di questo nome e pure un soffietto richiudibile.
Sulla sinistra del piantone c'è un cassetto a compasso aggiuntivo e quello di fronte al passeggero è più capiente e comodo, perché sulla precedente Clio, se lasciato andare, cadeva sulle ginocchia, ora invece è morbido. Sul sedile del nuovo modello invece non è intuitivo che la leva davanti serva per l'inclinazione dello schienale e l'altra per la regolazione in altezza. Riuscita d'altro canto la sistemazione pensata per il telefonino. Sulla vecchia Clio il vano dove appoggiarlo è piccolo e per ricaricarlo c'è bisogno di collegarlo ad un'unica presa USB posizionata in alto. Sulla nuova ce ne sono due, c'è la piastra di induzione e lo spazio è sufficiente anche per un dispositivo con schermo da 6 pollici. La strumentazione è quasi tutta digitale, ma più avanti si potrà avere quella con display da 10 pollici, completamente su schermo. E la plancia, a differenza del passato, è rivolta verso il guidatore. E qui c'è l'elemento che colpisce di più, che caratterizza l'abitacolo, lo schermo centrale dell'infotainment, che è stato montato in posizione verticale per usarlo come siamo abituati a fare con gli smartphone. Il nuovo display da oltre 9 pollici è più chiaro, ma soprattutto più intuitivo del precedente monitor da 7 pollici. La schermata principale permette di accedere direttamente a navigazione, telefono e audio, ma anche per il resto tutto chiaro e veloce. Si possono regolare i sistemi di sicurezza, le 4 telecamere o l'illuminazione ambiente. Questa funzione si può attivare anche attraverso uno dei nuovi tasti fisici a cursori, morbidi da toccare e da azionare. Un altro mondo rispetto a prima. Diverso anche il cruise control. Sulla vecchia bisognava prima attivarlo con un pulsante e poi regolarlo sul volante. Sulla nuova si fa tutto da qui. A proposito, tra qualche mese ci sarà quello adattivo con l'assistenza per la guida in autostrade per il traffico. In pratica, guida autonoma di livello 2. Anche da questo punto di vista, con il passaggio alla nuova generazione, la Clio si è aggiornata in maniera consistente. E ora vediamo come si comporta su strada la nuova Clio rispetto a quella di prima, provandole insieme come oggi, quindi guidandole una dopo l'altra. Clio se la cava ancora bene. È un'auto comoda, facile. Quello che non entusiasma sono il cambio e il motore, 3 cilindri 900 da 75 cavalli, che se la cava in città, ma mostra subito i suoi limiti quando si esce fuori le mura. La nuova è decisamente più macchina, è più leggera, ha le carreggiate più larghe e lo sterzo è più diretto. In città è più facile da manovrare, sul misto assicura più prontezza di reazione, assorbe meglio le sconnessioni pur essendo più ancorata alla strada. I progressi emergono in maniera evidente quando si alza il ritmo o si va in autostrada. L'auto è più composta, più silenziosa, più a suo agio. Il nuovo 1000 da 100 cavalli è elastico, vivace e anche più efficiente come consumi. Anche qui i passi in avanti sono fuori discussione. E un buon lavoro è stato fatto anche per la visibilità. I montanti anteriori sono più sottili e sagomati meglio, con le luci e i fari che sono full LED. Per saperne di più su questa macchina, che molti prenderanno in considerazione quando dovranno scegliere una nuova auto, potete guardare la nostra prova completa del perché comprarla per scoprire quanto consuma, oppure per avere più dettagli sulla lista degli equipaggiamenti e sui prezzi. Il nostro scopo era vedere se la nuova Clio aveva fatto la scelta giusta, cambiare il meno possibile fuori e migliorare dentro. Direi che l'obiettivo è stato raggiunto, ma a decidere sarà il mercato, i tanti clienti che negli ultimi anni hanno scelto questa piccola francese. Saranno loro a dire se la ricetta è quella giusta, in grado di convincere ancora i vecchi fan della Clio e di conquistarne di nuovi. In un settore, quello delle varie Volkswagen Polo, Citroen C3, Peugeot 208 e via dicendo, molto combattuto. Un confronto davvero interessante che potete fare anche voi navigando sul sito di motorone.com fra le prove e il listino prezzi di tutti questi modelli.